lui è Daniele Baldoni, sì. È un giovane scultore di Osimo. Autodidatta, vero? Sì, sì. Ecco, ha imparato tutto da solo, fa tutto da solo, è diventato molto bravo, tra l'altro, sta facendo anche delle belle mostre in giro. Adesso lo facciamo diventare tutto rosso, sai perché? Perché? Perché è molto difficile trovare. No, è vero, trovare nei ragazzi questa ispirazione artistica. Sì. Cioè, sono tutti un po' a corto di idee, se hai fatto caso ultimamente. Quindi avere l'ispirazione per lui è uno scultore. Sì. Però, insomma, voglio dire. Parliamone. Certo, anche in altri ambiti, nella pittura, adesso sì, effettivamente i giovani sono molto più tecnologici, no? Mm-hmm. E quindi utilizzano poco la tecnologia. Sì, utilizzano un po' poco la manualità, la creatività, eccetera. Soprattutto è analogico, lui è analogico, quindi, come sì, me. Sì, sì, esatto. Tutto da me, che faccio. Meraviglia. Oh, dovresti vedi? Andare d'accordo. Sì, sicuramente. E Claudia dice sempre che è impedita con il computer. Io lo sono, non è che lo dico, lo sono proprio. Va bene così. Sì. Ogni tanto anch'io lo devo usare il computer. Quello per forza. Però se potessi andrei di ancora di penna, carta, capito? Sono un pochino così. Come funzionava una volta. Allora, mentre ci facciamo questa chiacchierata con Daniele, vediamo un po' di sue opere, delle sue sculture. È molto bravo Daniele. Ecco, dicevo, volevo sapere da Daniele, infatti, lui utilizza. Tu stai utilizzando soprattutto il legno, sì. Vero? Ecco, che è un. Da molti anni, sì. Da molti anni. Come mai hai scelto il legno? Ti piace proprio come materiale? Perché sì, è caldo, è migliore, perché è plasmabile. Sì, plasmabile, sì, si può dire. E nonno, tanto la cosa più plasmabile è la creta, l'argilla, il gesso. Tu l'hai usata bene. L'argilla? Sì, anche. Sì. Infatti ho iniziato con il gesso. Infatti. Poi sono andato avanti con l'argilla e poi infine il legno, ho visto in me. Che cose. Sì. C'è forza, calore, sì. Fuoco, c'è tutto il legno. Certo, il legno tutto. È vero, è vero. E definisce me poi. Posso rappresentarmi bene dentro il legno. Evidentemente è un materiale che perché chi è un si confà. Ed è coccio. Questo no, lui è di legno. È di legno. No, sono di legno, non sono di coccio. Bene. Daniele. Senti, rimettimi un attimo la fotografia. Pronti? Del. Questa come si chiama questa scultura? Il volo. Sì. È un uccello? Sì. Quindi gli faccio animali astratti, astrattismo. Sì. Che in poche parole ogni nome che do alla scultura rappresenta noi stessi, il nostro stato d'animo. Quindi in questo caso stavi riproducendo un sentimento positivo. Sì, sì, sì. Il nostro volo di libertà. Sì, bravissima. Sì, sì. Bello. Che noi partiamo e nasciamo, facciamo il nostro percorso di vita e poi quando sarà il momento. Mettiamo bisogna le ali volare, e vogliamo, sì, perché volare. Basta ormai. Certo, bisogna vedi vivere, anche la nostra saggio. Pelle e la nostra vita. È chiaro, è una cosa molto matura. Questo invece mi ricorda. La paura. Mi ricorda un po' il Minotauro. Bravissima, come stavo dicendo, il labirinto del Minotauro. Sì. Infatti. Noi usciamo, fuggiamo più che altro, che usciamo dalle nostre paure che ci rincorrono e non è bello, bisogna lì sopravvivere l'ansia, lo stress, queste cose qua. Sì, certo. E noi da lì dobbiamo tirare fuori la forza per poter andare avanti e determinati e andare sulla nostra strada. È vero, molto bella questa. Questa è l'ira di Zeus. Sì, questa sì. Ah, beh, in effetti ira rappresenta un po' un fulmine. È un fulmine, sì. Che si è messo per orizzontale formato un serpente. Ah, ecco. Sì, questo è olivo, questo. Questo è un olivo. Ah, è il legno di olivo. Che è più duro però. È uno duro dei più duri, sì. È vero. Allora, come è creativo questo ragazzo. Molto, molto. Esatto, è in gamba. Daniele, hai appena fatto una mostra a Roma tu. Non ce l'hai detto. Sì. Però... l'ultima volta sono venuto qua, la prima intervista, ho fatto... No, ma è molta strada, però sono andato abbastanza avanti. Certo. Nel mio piccolo percorso di vita, piccola carriera, ma si dice, che ho intrapreso. Quindi ti abbiamo portato bene. Sì. Dillo. Sì, cioè, ecco. Abbiamo portato bene. Chiedi soldi, Claudia. Ma no, assolutamente no. Io voglio solo sempre portare fortuna. Qua, ma no, è lui che ne parla. Ma è ovvio. È una sua ossessione questa. No, stanno andando molto bene. Stanno bene, sono contenta. Questa è una cosa positiva. Sì, quindi sì. Invogliamo anche chi ha queste forme di creatività, queste voglie, soprattutto i giovani. Buttatevi.
Dove? Provateci. No, no, provateci. Buttate come fai tu. Ste voglie di creare, no? Come vengono. Cioè, beh, lui, per esempio, so che si è un po' diviso la giornata. La sua parte più creativa credo che sia la mattina. Sì. Ecco, quindi il risveglio, insomma, la mattina lui si chiude nel laboratorio. Sì, e sì. Così. Il pomeriggio lavoricchia, faccio un altro lavoro così. Beh, certo. Come ti vengono le idee? Ma di la verità, non lo so neanche sempre io. Sempre da stati d'animo, ovviamente. Sì. Sento, mi sento un qualcosa, un'ispirazione, vado nel mio laboratorio e crei. Prendo, sì, prendi il legno. Sì, prendo un legno e inizio. Adesso inizia lo svolgimento. Sì, sì. Ti faccio vedere Claudia, le stiamo pescando proprio in questo momento da Facebook, perché chiaramente anche Daniele ha il suo profilo. Ecco, lo trovate anche lì. Ecco, tra un attimo te lo farò vedere. Daniele Baldoni, ricordiamolo. Sì, esatto. Così magari qualcuno. Giovane scultore di Osimo. Non so sì. Però, ancora per quanto diremo giovane, però insomma. Sì, allora. Rispetto a noi lo sarà sempre, quindi lo diremo sempre. È un neonato rispetto esatto, a noi. Esatto, appunto. No, volevo farti vedere, sempre che riesca a pescarle. Mm-hmm. Proprio sono dei momenti in cui Daniele crea, sì, adesso. Ah, bello. Ah, sì, le ultime foto. Le ultime foto, sì. Sì, sì. Proprio in fase di lavorazione, sì, di sì, tormento. Sono matto, matto. Ecco, ci siamo. Un matto buono, ma prima o poi le vedremo. Allora, ah, che carina. Parte, quella è la mia, il mio amore, che carina, lei è una cagnolina dolcissima. Come si chiama? Lilli, ok. Guarda. Ecco. Ah, eccolo. Qui lo vedi proprio all'opera, sì. Vedi? Proprio. Oh, bella questa cosa. Hai visto? Tutte cose, guarda, stranissime. Siccome non avendo niente io come attrezzatura, cioè il minimo indispensabile, io da solo, essendo un autodidatta, mi creo gli attrezzi. Certo. Non c'ho morte, in qualsiasi modo io devo trovare il modo per cui lavorare nel migliore dei modi per me. Certo. Se no non potrei, non c'ho tanti. Parte il fatto non che c'ho un budget fisso che posso spendere mensilmente per comprarmi gli attrezzi ancora. Daniele ha proprio le manine d'oro, comunque, diciamolo, perché non è una cosa semplice creare dalle mani. In effetti no. Senti, quindi tu crei anche per esempio su commissione? Cioè, se una persona ti dice fammi una scultura perché la voglio mettere in soggiorno e mi devi rappresentare. Guarda Claudia, non so. Che non te lo facciamo il mausoleo. Un cagnolino. No. Allora no, guarda. No. No, ascolta. No, l'hai mai fatto? Non l'hai mai fatto? Ancora. No, non, io rappresento me, principalmente. Ecco, e quindi. Non voglio, non è che tu mi chiedi, guarda, voglio un cane, non te lo farò mai. Oh, bene. È bene mettere le cose in chiaro. Io faccio quello che io sono. Certo. Se ti piace quello che io faccio, ben venga, tanto devi piacere la mia arte. Certo. No, se io creo un qualcosa che non è da me. Sì, non verrà bene, sicuro. Verrà, qualcosa fuori verrà. O ti posso dire, guarda, vorrei un gufo. Mm-hmm. Una cosa così a modo mio te lo farò astratto, ecco. Te lo faccio, beh certo, sì, beh, ovviamente chi si rivolge a te deve comunque apprezzare il tuo stile, certo. e adeguarsi, è normale, se no non saresti un artista e saresti guarda le scarpe dell'artista, ecco, sono le mie scarpe, sono bellissime queste foto comunque, sì, molto. Veramente molto belle, sì sì, infatti ringrazio chi me l'ha fatta, un'amica è un'amica. L'occhio femminile, vedi? Ecco, sì, molto brava lei, sì, sì. È in fase di scultura, vedi? Sul martello e lo scalpello si chiama, no? Credo. Sì. È sempre quello, sì. Ebbene sì. Va bene. È un giovane Geppetto. Mastro Geppetto. Molto più bravo di Geppetto, vero? Volevi arrivare a Pinocchio? No, non ho capito. Hai fatto volevo arrivare a Pinocchio, no. Non ho capito. No. Va bene. Qui c'è una cosa astratta che mi incuriosisce. Daniele, la vedi questa? Cos'è? Sì, questa. Questo è un quadro che ho regalato al mio amico. L'ho conosciuto, ci siamo frequentati in vari mesi. L'ho conosciuto proprio. E nel conoscerlo ho capito chi era lui come persona, le sue difficoltà della sua vita. E io nei quadri rappresento, voglio rappresentare l'anima stessa delle persone. Cerco di immedesimarmi. E quello che è lui in me, sì. Per poi riportarlo nel quadro, sì. Quindi... infatti il nero sarebbe. Puoi andare un attimo? Certo, torniamo dove eravamo. È una tela, quindi? No, cos'è? Quello l'ho fatto sempre sul compensato. Ah, ok. Ho incollato due pezzi di compensato dentro il mio garage. Sì. L'ho incollato insieme, l'ho assemblati, dato una forma, una sagoma. Mm-hmm. Dove vedi il nero sarebbe la sua parte oscura. Sì. Dove ancora lui non ha trovato la sua identità. La sua identità. E quello che vedi c'è poi la parte celeste, azzurra. Quella è la fine, sarebbe la fine. Quando tu hai trovato la parte
positiva, positiva, quella sì, creativa. Okay. Lui. Ci mm-hmm. sono anche dei pezzi in rosso che servono sì. le ferite. Ah. Caspita, bravo, è bravo. Rappresento questo, l'anima, proprio, infatti. E il tuo amico si è rivisto un po' su questa cosa che gli hai fatto? Sì, sì, è stato contentissimo, gli è piaciuto moltissimo. Sì, vedi? Sì. Devo bello. Solo dare un cazziatone a Daniele Baldoni perché fuma. Guarda, guarda un po'. Guarda un po'. Bellissima foto. Veramente bellissima foto, sì. E adesso fuma. Claudia, dimmi. Dobbiamo sparecchiare. Che peccato. sì. E io mi trovo sempre bene. Lo so. Daniele, abbiamo detto tutto, ci siamo dimenticati qualcosa. Intanto complimenti per la tua carriera artistica. Sì. Grazie. Dove ti possono vedere le persone adesso? Secondo me su Facebook, mm-hmm. pagina Daniele Baldoni, okay. anche una pagina all'interno di Facebook, The Wolf si chiama. Benissimo. Che è il tuo nome d'arte, sì. no? Ripetilo. The Wolf. The Wolf. Okay. Il lupo? Già. Sì, io amo i lupi. Anch'io. Mi piacciono tanto. Ragazzi, infatti, in bocca al lupo. È ora di fare sì, la pappa. Sì, va bene, ok. Daniele, grazie per essere grazie stato con noi. Grazie. Grazie di tutto. Te lo posso dire allora in bocca al lupo? Crepi. Visto che ti piace, beh, in questo caso, ok.